Cari amici Valdo TV, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Segusino, davanti alla scuola primaria, dove si svolgerà l'annuale prova di evacuazione delle scuole primarie, ma anche dell'asilo. La prova di oggi è organizzata dal gruppo ANA di Valdobbiadene e di Segusino. La prova è iniziata verso le ore 14 di venerdì 7 aprile e ha coinvolto sia i bambini della scuola primaria che quelli dell'asilo. I responsabili dei vigili del fuoco e della protezione civile sono arrivati sul posto mentre i bambini stavano già uscendo dalle aule per radunarsi nei punti di ritrovo. Gli addetti preposti hanno poi staccato corrente e gas all'edificio scolastico e il tecnico comunale ha provveduto, dopo il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco, a emettere l'ordinanza di inagibilità della struttura. I bambini, tenendosi per mano, sono stati accompagnati nell'area di attesa più vicina, avendo l'accortezza di camminare in centro strada e in silenzio. I bambini delle scuole primarie sono poi ripartiti verso la zona più sicura, allestita presso gli impianti sportivi. Lungo il tragitto sono stati spiegati alcuni accorgimenti da seguire in caso di terremoto, come ad esempio lo stare lontano dai muri o il non passare sotto ai ponti. Presso la zona sicura si è svolta anche una prova di spegnimento incendio, con esercitazioni pratiche anche da parte degli insegnanti. Poi sono state fatte provare le lance antincendio a tutti i bambini. In cosa consisteva la prova dal lato pratico? Oggi abbiamo fatto una prova, una simulazione di terremoto e fuoco. Dal lato pratico abbiamo fatto l'evacuazione della scuola elementare e dell'asilo come fosse una prova di terremoto, un sisma. E poi sono entrati i vigili del fuoco con gli addetti del comune per verificare se l'area era un po' devastata, se c'erano crepe e qualcos'altro, e poi noi siamo andati giù in area d'attesa. Dall'area d'attesa, fatto la conta dei bambini, se erano tutti, che non si fosse perso nessuno, siamo andati all'area di ricovero. E all'area di ricovero un altro terzo appello di bambini e poi abbiamo fatto la prova del fuoco. Quali erano le associazioni e gli enti coinvolti oggi? Quante le persone? ANA Valdobbiadene, Protezione Civile ABAV di Valdobbiadene, il Vigili del Fuoco del Basso Feltrino Volontari, i volontari di Asolo e il comandante di Treviso del Vigili del Fuoco. E Treviso Emergenza come ambulanza. Sono stati coinvolti all'incirca 25 persone. Sono Tessaro Cristian, presidente dell'antincendio boschivo di Valdobbiadene. Oggi mi trovo qua su una bellissima situazione nel senso del sistema per imparare delle cose nuove qua insieme con l'aiuto in supporto all'ANA di Valdobbiadene. Sono venuto su con quattro volontari di AVAB e noi abbiamo appreso tante cose anche noi del sistema per l'evacuazione, che è sempre una cosa da imparare. Su queste cose qua non si finisce mai di imparare il sistema della prevenzione, perché la prevenzione è la cosa più importante, perché un giorno quando realmente ci sarà un'emergenza, anche i bambini che sono la fonte del sistema per imparare le cose possono portare anche a casa ai loro genitori tante cose che magari vengono spiegate ai genitori, però i genitori tante volte non la prendono come i bambini, perché i bambini lo prendono come un gioco, e questa è una cosa molto importante. Bisogna insistere su queste cose, perché purtroppo il rischio che c'è oggi come oggi, siamo intercorsi al sistema che ormai è una cosa di routine. Basta vedere anche il discorso dell'Aquila giù a Matrice, e i terremoti continuano e la terra continua a tremare, quindi la gente deve essere preparata a questi tipi di eventi. Qual è l'importanza di fare esercitazioni come quella di oggi? Beh, l'importanza è per far capire anche ai bambini eventuale che ci fosse un sisma, eventuale svolgimento dell'evacuazione. Cominciamo dai bambini a formarli per un proseguo della loro vita. Un'esercitazione importante e dal bilancio positivo, che ha visto nel debriefing finale il commento dei rappresentanti degli enti coinvolti, i quali hanno sollevato le opportune osservazioni per migliorare e migliorarsi.
Alcune, fra le più importanti emerse, sono state la necessità di perfezionare il collegamento radio fra le persone coinvolte, di far capire meglio ai bambini che l'esercitazione deve essere approcciata con la giusta serietà, soprattutto in fase di evacuazione edificio, e di migliorare il coordinamento di apertura delle vie di fuga dal perimetro scolastico. Ma soprattutto sono state sollevate due importanti osservazioni sul grado di antisismicità della parte vecchia della scuola primaria di Segusino e sull'ubicazione del punto di ritrovo esterno alla scuola, probabilmente troppo vicino alla torre campanaria sovrastante, luogo che però risulta attualmente l'unico possibile all'interno del perimetro scolastico. Con l'auspicio che questa rimanga solamente una simulazione, ringraziamo i gruppi ANA di Segusino e Valdobbiadene. Ci vediamo al prossimo servizio.